tradizione della festa, fin dalle più remote, sono state stampate delle pubblicazioni più o meno elaborate. Si è sempre trattato di singole pagine o di piccoli opuscoletti di quattro facciate, riproducenti quasi sempre composizioni poetiche dedicate al Santissimo Crocifisso, scritte da castagnetani particolarmente devoti alla Sacra Effigie. Sull'esempio di questi precedenti, per le feste del 1955 fu elaborata una pubblicazione molto più ampia e ricca di quelle passate, nella quale furono raccolti, oltre alle tradizionali composizioni poetiche e religiose, articoli di vario genere, sempre però inerenti al tema della festa. Autore dell'iniziativa fu il dottor Cesare Ferrini, da anni governatore della Misericordia e principale organizzatore delle feste. Nacque così il primo numero unico delle feste triennali, che visto il notevole interesse suscitato sarà preparato anche negli anni successivi in forme sempre più elaborate, e ne avete un esempio anche in quello di quest'anno che avete potuto ritirare all'ingresso del teatro. Il dottor Ferrini curerà anche in seguito la pubblicazione dell'opuscolo per molti anni stampato nella tipografia di San Giuseppe di Asti. Sempre apprezzata e continuata ininterrottamente fino ad oggi, salvo negli anni 73 e 76 a causa delle tensioni politiche dell'epoca e delle crisi delle associazioni, è continuata fino ad oggi. A distanza quindi di 9 anni dal numero precedente, nel 1979 vide la luce una nuova edizione della pubblicazione. Promossa da Gino Scateni, fu seguita e curata da un castagnetano che da diversi anni è emigrato in terra lucchese, ma oggi di nuovo è qui tra noi. Sto parlando di Ranieri Pelavanti. Ora, i più giovani probabilmente non conosceranno Ranieri, però Ranieri è un castagnetano doc, come abbiamo detto, emigrato per motivi di lavoro in Lucchesia. Accomodati, stai che ci sono. È per la scuola lucchese come quella del Crocifisso, organizzatore ed animatore di numerose feste e attività castagnetane. Molto simile, sai? Eh? Molto santo che è molto simile. Dici? Sì. Vedi, è quello che... Forse comunque, la scuola è la stessa. Organizzatore ed animatore di numerose feste e attività castagnetane fino agli anni Ottanta, attualmente vicepreside di una scuola superiore di Lucca. E dopo tanti anni è rientrato sulle scene proprio in questa occasione. Allora, Ranieri, te hai collaborato attivamente con Gino per la realizzazione di questo numero unico del 79. Ora, quel numero unico, nonostante diverse analogie con quelli del passato, aveva dei punti in cui invece si differenziava. Quali erano? Sì, il punto principale, Piero, erano le dimensioni, perché ogni giorno che passava diminuiva il finanziamento e quindi l'abbiamo ripaginato non so quante volte. Era comunque un numero unico nel solco della tradizione, con i soliti messaggi del, mi pare, il Cardinal Boletti c'era, ma un articolo molto interessante che era dell'allora vescovo di Vallo, se non sbaglio, ripercorreva tutte le tappe dal 1600, secondo la metà del 600 fino ai giorni nostri, delle feste triennali che si intrecciavano inevitabilmente, cioè della storia della Misericordia che si intrecciava inevitabilmente con la storia delle triennali. Poi c'erano due poesie molto simpatiche, no? Di Antonio Morganti, Arte e Moda, poi non si è mai capito se fosse Arte o Moda, insomma. E poi c'erano due poesie di un certo spessore, di un poeta, Renzo Barzacchi. E poi c'erano dei pensierini molto carini dei bimbi delle scuole elementari, quindi saranno già grandicelli ora. Passato qualche giorno. E quindi, oltre alle novità, c'erano anche dei motivi di continuità col passato, perché le poesie non erano date per l'occasione. No, i motivi di continuità, l'ho detto, erano, a parte non è che abbiamo inventato niente, no, in quell'occasione. Ogni numero unico portava, ha sempre portato forse secondo me, un qualcosa di diverso, un qualcosa di nuovo nel solco, come ti dicevo prima, di una tradizione. C'era il saluto del parroco del paese, il saluto del, quindi questo era proprio l'impostazione, il canovaccio del numero unico. Ma come mai fu
fu sospesa la pubblicazione dei numeri unici nel 73 e nel 76. Ma sì, no, 76. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. No, beh, diciamo, si è un po' accennato anche prima, l'hai accennato te. Quel periodo fu abbastanza, forse pure trascorso per la misericordia. E al di là anche di maggiori ovviamente situazioni, anche politiche, si può dire, attenuate negli anni successivi, ci fu il problema che caratterizzò un po' un momento di crisi della misericordia con il discorso degli enti inutili. E sciaguratamente le misericordie furono inserite come IBAB nella lista degli enti inutili da sciogliere e avrebbero dovuto essere assorbite dai comuni. Questo avrebbe voluto dire naturalmente la chiusura di questi enti. E lì ci fu una notevole battaglia da parte, e da notare che ci sarebbero rientrati in questa legge soltanto le misericordie, perché le pubbliche assistenze, essendo nate dalle società operaie di mutuo soccorso degli inizi del secolo, non rientravano nel decreto Crispi del 1890, e quindi quello creò, e poi il momento era completamente diverso da quello che si sta vivendo oggi, molto più pesante, quindi andò in crisi, si smise di cantare le miserere, la gente non veniva più, insomma. E lì ci fu un attimo, con Ranieri di aver dato un contributo determinante, però certamente io giocavo bene perché mio babbo era direttore, per cui era chiaro che avevo una leva molto importante di fronte a questa voglia anche di fare che stava venendo fuori da quelli più giovani. Ranieri all'epoca era un tipo attivissimo, si studiava insieme a Pisa, e quello forse contribuì poi a ripartire. La festa triennale del 79 fu completamente stravolta, di 9 giorni invece di 3, partecipazione anche di tantissimi più giovani a cominciare a avvicinarsi alla misericordia, quello fu il superamento di uno scoglio. E il numero unico fu un'evidenza, secondo me, che dette proprio anche una spinta a questo, un coinvolgimento di persone più giovani, fu la salvezza poi della misericordia per l'impresa. Però fu un momento, fu la fine di un momento piuttosto brutto, ecco, okay. Enrico forse si ricorderà anche meglio di me. Ok, allora comunque sia, il numero unico è quello che ci consente oggi di assaporare ancora come erano le feste triennali di qualche anno fa. Allora, la serata sta andando un po' per le lunghe, quindi avevamo preparato dei contributi filmati anche su altri aspetti, ora taglio un po', altrimenti rischiamo di arrivare davvero troppo lunghi. Però l'ultimo capitolo del nostro spettacolo è dedicato alle cosiddette manifestazioni civili. Quindi abbiamo parlato di tutto quello che ha riguardato il crocifisso, le feste triennali e quello che era intorno alla liturgia delle celebrazioni dedicate al crocifisso. Ritmo. Allora, dicevamo che le feste triennali sono sempre state caratterizzate, oltre che dall'aspetto religioso, da manifestazioni civili. Ora facciamo una rapida panoramica di quelle più antiche e di quelle più importanti. Allora, molto rapidamente vorremmo parlare dei fuochi artificiali, li aspettiamo domenica sera. Il legame fra le feste triennali e gli spettacoli pirotecnici è piuttosto antico. Dei manoscritti custoditi presso l'archivio diocesano e relativi alla visita pastorale del Vescovo in occasione delle feste triennali del 1827 parlano di festeggiamenti molto solenni, esaltati dalla musica strumentale, dal suono dei sacri bronzi e dallo sparo di mortaretti. Della grandiosità degli spettacoli pirotecnici parlano anche altri documenti ritrovati nell'archivio della Misericordia per le feste del 1886 e del 1895. Alla fine del secolo scorso si usava preannunciare l'arrivo della festa con la cosiddetta scappata di razzi multicolori che esplosa la sera del 30 aprile, annunciava ai castagnetani e a tutti gli abitanti della campagna all'inizio della festa. Particolarmente spettacolari furono i fuochi in occasione delle triennali centenarie del 1901 di cui abbiamo accennato. Furono lanciati appunto per tutte e tre le serate per festeggiare con particolare solennità le feste centenarie di inizio secolo. Volevo sentire da Gino se questi fuochi sono sempre stati lanciati da dove vengono lanciati oggi, dal campo sportivo, oppure hanno avuto varie vicissitudini. Molto brevemente. No, brevissimamente, anche perché
diciamo c'è poco da dire, riguardando naturalmente persone più anziane di me avrebbero potuto essere più precise, però i fuochi venivano lanciati da piantoni, insomma, praticamente sotto casa mia, ecco. E poi perché anche il campo sportivo, diciamo, è relativamente recente, negli anni 50, per cui non c'era nulla, quasi, ecco. Certo. E quindi il posto più disponibile era, diciamo, la parte dei piantoni, che era a ridosso del paese, però diciamo abbastanza pianeggiante, si costava per quello. E per tanti anni queste feste, i fuochi, non venivano più fatte all'inizio, ma sono stati ripristinati per qualche anno recentemente, i botti iniziali. Sì, dal 2000 si fu ripristinata volutamente la tradizione del 1901, quando l'inizio della festa era salutato, come dice il manifesto, da una scappata di razzi e tutto quanto, e poi a parte tutte le sere lì facevano fuoco, insomma, no, per due serate mi sembra furono fatti. Per evocare quella tradizione nel 2000 furono fatti sia all'inizio che alla fine. All'inizio in tono minore, avevano più una funzione di apertura della festa, di annunciare a tutti, diciamo, l'apertura della festa, e poi di lì, diciamo, aveva continuato per altre due edizioni. E poi siamo tornati alla classica focata soltanto finale. Quindi, detto dei fuochi, questi botti fanno anche impressione, parliamo invece rapidamente degli aerostati, perché per tanto tempo gli aerostati hanno accompagnato le nostre feste triennali. La prima menzione del lancio di aerostati si ha in occasione delle feste del 1886. Si trovano poi citati molti altri programmi delle feste, divenendo un evento tradizionale dei festeggiamenti. Ogni aerostato, seppur realizzato in modo rudimentale, era costituito da un telaio di ferro ricoperto da carta velina o stoffa. La spinta propulsiva veniva fornita dall'aria calda prodotta da un fornello posto alla sua base, nel quale bruciava alcol o petrolio. Il realizzatore principale, almeno nelle ultime edizioni, fu un certo Plasildo, che li realizzava con maestria tale da permettere lunghe permanenze in aria. Ora, volevo chiedere a Manrico quando è stata interrotta la tradizione delle mongolfiere durante le triennali. Sì, questa tradizione è terminata nel 1922. Il motivo, si dice, forse per mancato interesse, ma la cosa più giusta è perché ci fu il divieto delle autorità, perché costituivano un pericolo questi aerostati mongolfieri che venivano lanciati, poi andavano a finire in campagna e c'era pericolo che gli storchi prendessero fuoco, data anche la stagione arida in quel periodo. Ok, e le riprese che state vedendo non sono chiaramente dell'epoca, ma sono lo spettacolo degli aerostati che fu ripristinato eccezionalmente in occasione delle feste triennali centenarie, non quelle del 1901, perché io non c'ero e non avrei potuto fare le riprese, ma del 2000. Ora, avevamo un contributo anche sulla luminaria, non vi assillo su questo, la potete vedere purtroppo in formato ridotto dovuto anche alle nuove normative antinfortunistiche che in qualche modo impediscono certe costruzioni che prima invece erano normali per le nostre luminarie, però pur non facendovi vedere niente, o quantomeno se riusciamo due sprazzi a farlo vedere, vorremmo cogliere questa occasione per ringraziare l'attuale Banca di Credito Cooperativo di Castagneto, in passato la Cassa Rurale e Artigiana di Castagneto, per il grosso contributo che ogni tre anni, a partire dal 1964, ha voluto destinare proprio alla luminaria. Ringraziamo per questo l'attuale presidente Silvano Badalassi e il direttore generale Fabrizio Magnani. Vi lascio guardare per un mezzo secondo, insomma, le luminarie un po' sfocate del 58, però diciamo chiaramente le luminarie fanno parte ormai della tradizione delle nostre feste. Queste sono un po' più recenti. Allora, arriviamo a una delle, siamo quasi in fondo, a una delle tradizioni più sentite delle feste triennali, almeno del passato, che è il palio dei cavalli. Ci siamo chiesti se si è trattato di una moda locale oppure se fosse un qualcosa
castagnetano, ma di un'usanza diffusa un po' più in giro. Il maestro Pezzini, in uno dei suoi numerosi libri, ha spiegato che, in qualche modo, col dominio della Repubblica Fiorentina su Pisa, i conti della Gradesca furono obbligati dai primi del 1400 a pagare anche un contributo per un palio di San Giovanni, patrono di Firenze, una corsa le cui origini si perdono addirittura nel Medioevo. La moda dei pali, una forma quindi già molto frequente di divertimento collettivo, si trasmise piano piano anche nella contea, dove ogni anno cominciò a corrersi un palio, quello di San Giovanni alla Pieve di Castagneto e quello di San Pietro alla Pieve di Volgheri. Il palio si estese quindi a molte altre feste, come quello di San Guido, l'Ascensione e soprattutto le triennali, arrivando a disputare fino ad 8 pali l'anno. D'altronde la televisione non c'era e in qualche modo il tempo bisognava passare. Il primo documento scritto sul palio delle feste triennali è un avviso del 1883 nel quale si invitavano i proprietari dei cavalli a iscrivere cavalli e fantini appunto al palio. In quell'edizione i cavalli iscritti furono 7. Allora, volevo chiedere al maestro Giuliani come si svolgeva questo palio, dove si svolgeva, che se ne sente tanto parlare, però io per esempio non saprei rispondere. Dunque, il palio dei cavalli era la manifestazione più... O è spento? Si sente? Era la manifestazione più importante di quelle che partecipavano alle nostre feste. Perché? Perché i cavalli e i cavalli che correvano erano tutti del paese. In un primo tempo soltanto i castagnetani potevano partecipare alle manifestazioni. Piano piano poi, col passare del tempo, accettavamo prima uno di Sassetta e poi anche gli altri. In generale però i cavalli che correvano erano 5. E facevano 2 batterie, la prima tirando a sorte era di 3, la seconda era di 2. Ma era una festa così sentita che si svolgeva nel paese che i castagnetani la tenevano particolarmente a cuore. Dove si svolgeva? La corsa si svolgeva una lunghezza di 1 chilometro, partendo da quel leccio che si trova prima di arrivare nel paese, proprio quasi ai piedi della seconda salita che viene su. Ci sono delle scorciatoie che venivano. C'era. Adesso. E come avveniva? La bellezza l'avete vista, la bellezza nelle fotografie che ci sono anche in questo momento. Però era bella perché la gente parteggiava per l'uno o per l'altro. I cavalli erano contenti matti perché 2 mesi prima i proprietari li levavano dal lavoro dei campi e li tenevano sulla stalla dando loro dei buoni cibi perché riuscissero meglio a li custodiva bene. La corsa era circa 1 chilometro. Quando tutto era quasi pronto e i mossieri erano riusciti a tenere fermi i cavalli e farli partire con precisione, c'era il Fontanelli Silio, capobanda della nostra banda, che faceva uno squillo di tromba. Non avevamo gli altoparlanti a quei tempi. E allora tutti si preparavano. Vi voglio raccontare brevemente una corsa. Una corsa alla quale parteciparono 3 cavalli. Stellino, di proprietà dell'Ambrogio Giuseppe, detto Manicomio. Poi un altro cavallo, Saura si chiamava, era di un cecinese o di un bibbonese, non ricordo bene. Poi c'è Norge. Norge. Ma Norge non era di loro, era degli scateni. Si capisce dopo, allora. Era di un cecinese. Comunque la corsa si accese talmente perché in uno scontro avuto a Cecina, il cavallo Stellino, che era guidato da Leggerino, un uomo piccolino che usava a cavalcare i cavalli, fu sconfitto da questo cavallo.
più perché quest'uomo che montava il cavallo era un fantino esperto e alla partenza prendeva sempre certi vantaggi. L'ultima che avvenne a Castagneto è questa. I cavalli partirono, lo trovate in un articolo che ho scritto io, allora nel Tirreno. E partirono i cavalli e avanti si trovò subito Norge e Stellino stava indietro, non ce la faceva a seguire, l'altro cavallo era distanziato. Ma i castagnetani partecipavano tutti, ma guardate, con una passione, un ardore straordinario, e cominciavano a urlare, forza Stellino, dai Stellino, alla curva prima dei Bargellini, sempre la stessa distanza, un'intallatura, un'inseccatura proprio poca. Alla curva invece dei Bargellini avvenne lo scontro finale, Stellino, o furono gli urli, o fu il fantino che sempre di darlo meglio, si slanciò e piano piano superò Norge e fra gli applausi della folla che bisognava tenere distante dalla strada che non era asfaltata e vinse la corsa. Immaginatevi pure la scena più bella, perché il fantino a cavallo prendeva il bandierino e si recava in piazza del popolo dove c'era l'autorità che lo ricevevano, ma era una cosa falsa, non si vedeva gente che si sfotteva o che gridava di gioia, peggio di una partita di calcio. E questa è rimasta la conoscenza che io ho avuto di questa, che ho sempre seguito particolarmente, questo e le corse ciclistiche. Okay, grazie, grazie per la possibilità. Tutte le cose, anche le più belle, finiscono e l'ultima edizione del Palio si è corsa nel 1952, sia per la graduale perdita di interesse per la manifestazione, oltre che i cavalli non c'erano altre cose che potevano correre, quindi insomma in qualche modo si passava a mezzi meccanizzati, e forse ma soprattutto per l'asfaltatura del tradizionale tracciato che rendeva complicato, pericoloso correre con i cavalli. Ora volevo chiedere a Marrico se abbiamo notizia, ci sono stati dei pali successivi a quello del 52 comunque? Sì, ci sono stati. I pali successivi sono stati nell'anno 2000, nelle feste triennali del 2000 e del 2003, però fatti a Bolgheri nella pista concessa dal Marchese Gisa della Rocchetta. Anche su percorsi con modalità completamente. Infatti non hanno riscosso successo, tant'è che poi nelle edizioni successive non sono stati ripetuti. Ok, allora abbiamo già parlato del bandierino, ora non so se c'è ancora Antonio Muti in sala, c'è. Se puoi salire un attimo a dirci due parole. Allora, di Antonio Muti non ho, come della Roberta purtroppo, un minimo di notizie, lo conosciamo tutti ormai, castagnetano acquisito, e curatore da qualche triennale di un concorso legato ai bandierini e di una mostra appunto sui bandierini. Se ti vuoi accomodare, no, c'è troppo per la Roberta. Allora, se ci vuoi raccontare in qualche modo la storia di questo bandierino, com'è che si premiava col bandierino, cosa sappiamo di questo bandierino? Intanto, buonanotte a tutti, per dire. Ma stiamo per chiudere. Ma io diciamo che il bandierino l'ho vissuto in un momento particolare della mia vita, perché il mio nonno mi raccontava di questa corsa a Castagneto, il mio nonno era un fantino che correva per i conterranieri della Gherardesca, e quell'immagine che avete visto scorrere sullo schermo è il conterranieri nel 1929 che vince praticamente il premio Empoli alle Cascine a Firenze, proprio come ci stava raccontando anche il maestro. E i conti naturalmente facevano queste gare, avevano un allevamento di cavalli importanti, i cavalli erano lo stato bravo, vivevano nella palude di Bolgheri, venivano catturati, al pallone venivano domati, e il mio nonno era uno di quelli che domava i cavalli, correva
e ha corso anche il palio. Ha vinto qualche bandierino. E ha vinto il bandierino nel 1931. E io naturalmente questo bandierino ci sono convissuto, perché la mia infanzia l'ho passata principalmente a Donolatico, dormendo spesso dai nonni, come tutti i nipoti. Chi lo realizzava il bandierino? Voglio dirti questa cosa. Trovo delle foto scattate dal mio suocero nel 1949, che era, si diceva che poi Marrico, che era l'ultima corsa che era stata disputata in occasione delle feste triennali. E le foto sono belle, perché se avete viste sono anche durante la corsa, c'è delle immagini, anche poche immagini, però che descrivono molto bene. Se possiamo farvi vedere il filmato sui cavalli. Molto bene, un po' quello che era anche l'entusiasmo delle persone, la partecipazione. E il mio socio mi raccontava questo fatto, che questa macchina fotografica era una macchina fotografica che un americano, nel passaggio della guerra a Castagneto, no, gli dette al mio suocero per una damigiana di vino. Quelle foto già si apprezzava la qualità della macchina fotografica del mio suocero. Perché il bandierino? Perché con Francesco in Vena, scovando queste foto, abbiamo detto: ma per quale motivo non inserire nuovamente nelle feste triennali, anche rievocare il bandierino, la pittura del bandierino? Perché i bandierini venivano principalmente costruiti, diciamo, dalle donne, dall'entusiasmo del paese, e pitturato da un pittore locale, da un artista locale. Se avete fatto caso, i bandierini che sono esposti nel corso sono bandierini veramente belli, sono delle piccole opere d'arte, perché sono ricamati, ci sono dei motivi allegorici, ci sono delle... E il crocifisso naturalmente è nero, quindi tutti i bandierini immortalano il crocifisso prima del restauro. I bandierini, naturalmente, quelli esposti sono delle famiglie di Castagneto che avevano vinto il palio, e quindi c'è il bandierino del 1937 della famiglia Battistoni, poi c'è la famiglia Maggi, c'è la famiglia Ambrogi, e poi c'è un altro bandierino che non abbiamo esposto, che è del 1883. Non abbiamo esposto perché è un bandierino molto bello, fatto di seta, però è un po' da restaurare, quindi abbiamo evitato di portarlo esposto. Però avete la possibilità, è nella sala consiliare, nella sala della misericordia, quindi si può anche vedere. L'altra cosa che mi preme dirvi è che non potevamo certamente rievocare la corsa, perché sarebbe stato un problema. Nel 49 praticamente è l'ultimo, secondo me, palio che si corre a Castagneto Carducci. C'è stata un po' di disputa, non si sapeva se è finito nel 49 o nel 52. Ora, però, voi stasera siete stati bombardati di date, che poi naturalmente vi chiederemo in modo corretto all'uscita. Però ecco, il 49 è la fine del palio, perché la strada sterrata viene asfaltata, quindi probabilmente il palio non viene più corso nelle strade di Castagneto, ma viene corso fuori, quindi si perde naturalmente quell'entusiasmo che diceva il maestro, che naturalmente tutto il popolo partecipava lungo le strade. Questa disputa poi alla fine ci troviamo comunque d'accordo. Volevo ringraziare, proprio perché il bandierino era stato pitturato dai pittori locali, noi abbiamo voluto rievocare e chiedere ai pittori locali di pitturarci un bandierino che potesse naturalmente rappresentare nuovamente la corsa, diciamo, virtuale, simbolica. I bandierini sono 7 pittori castanetani, artisti castanetani, che hanno pitturato delle immagini sacre. E volevo ringraziare naturalmente i pittori, che sono Leonardo Balestri, Leonardo Barzacchi, Fabrizio Farippi, Alfonso Salvatore, Elena Pantani, Giorgio Maurizio, e l'ultimo è il Ricci Daniele.
quindi le voglio ringraziare e c'è una scheda. Un applauso. Abbiamo istituito un premio naturalmente popolare, quindi c'è una votazione dove ognuno esprimerà il proprio che avverrà senso. domenica sera in questo teatro. È un premio della giuria tecnica per la migliore tecnica pittorica. Allora tutti a votare. Direi di passare all'ultimo argomento della serata, ma altrimenti arriviamo da bere cornetti al cappuccino. Allora, trascuriamo purtroppo le altre manifestazioni sportive, si correvano corse di biciclette, gincane motociclistiche, gare podistiche, cioè lo sport ha avuto un grosso legame con le feste trinitarie. Arriviamo al concorso nazionale di composizione musicale. Fino all'edizione del 1907... Scusa, fermi. Fermi. Che prima di passare all'ultimo argomento... Qui c'è già una proiezione mentale di quello che pensi per il futuro. Ci sono ancora io. Fra 3 anni faremo un altro spettacolo dove proietteremo sullo sfondo le immagini di questo spettacolo. Piero, te l'avevo detto, devi darmi la cena. Ci sono proprio di fuori completamente. Grazie.